Juliana Buring, tu sei nel Guinness dei primati come donna più veloce al mondo ad aver compiuto la circumnavigazione del globo in bici. Innanzitutto, come è nata questa avventura? Andare in giro del mondo? Era per caso. Infatti ho imparato la bicicletta quando ho deciso di andare in giro del mondo. Quindi solo 3 anni fa ho cominciato ad andare in bici. E poi ho visto che non c'era una donna che ha fatto ancora, quindi ho deciso che volevo essere la prima. Ma più per un'avventura, vedere se posso fare, se riesco a fare. Juliana, tu hai detto noi possiamo fare cose più grandi di noi stessi. La bici era il mezzo ideale per farlo? Sì, sicuramente, perché con la bici devi spingere con tutta la forza mentalmente e fisicamente. Juliana, 152 giorni per l'impresa, 144 in bici. Cosa si pensa in quelle lunghe e interminabili giornate? Ascolti tanti libri e la musica. Hai molto tempo di pensare, quindi è difficile spiegare. C'è tante emozioni, tante cose anche brutte che devi passare e quindi... Un'esperienza così ti cambia in qualche modo, sempre. Alla fine sei una differente persona, sicuramente. Juliana, tu hai una storia molto particolare, hai scritto un libro che è un best seller. Possiamo dire che la bici ti ha aiutato anche? Sì, mi dà una sensazione di libertà, di forza, che posso fare tutto che voglio. E mi piace, mi sento in pace quando sono sulla bicicletta. È una bella modo di imparare molto di te lo stesso, del tuo chi sei. Non solo sport, per te la bici è anche un modo per raccogliere fondi per la tua associazione, la Safe Passage Foundation. È una fondazione per i bambini che sono nati e cresciuti in gruppi estremisti isolati, gruppi come le sette. Aiutiamo i bambini che vogliono uscire per entrare in società, avere un'educazione, anche se c'è qualche emergenza. Quindi è una fondazione principalmente per i diritti dei minori. I diritti fondamentali. Perché proprio la bicicletta endurance? Perché proprio la resistenza? Perché andare in giro del mondo devi... no, prendi subito le resistenza. E quindi ho scoperto che posso andare molto forte, anche mentalmente, posso andare per tanti chilometri, posso andare per sempre, quindi non è necessariamente la velocità, ma con resistenza devi essere più forte qua, soprattutto qua e dopo fisicamente.